Eccoci qui in un appuntamento un po' speciale degli incontri con gli autori, perché il nostro ospite di oggi non è propriamente un autore, ma è una persona che con gli autori ha parecchio a che fare, perché è un editore. Quindi vogliamo, per cominciare questa nostra, queste nostre trasmissioni, vedere prima quello che viene a monte prima di pubblicare un libro. Stefano Rolle è il nostro ospite ed è il titolare di Apice Libri, di Sesto Fiorentino, quindi è un nostro concittadino. Allora Stefano, ci vuoi dire qualcosa di te? Come è nata questa tua attività? Perché è un vero e proprio lavoro, non è che sia un hobby come i nostri autori che a volte scrivono per piacere. Come sei arrivato a occuparti di editoria e soprattutto di editoria legata molto alla vita di Sesto Fiorentino? Sì, buonasera. Io sono nato in mezzo alla carta stampata perché mio nonno, mio zio e mio padre a Firenze tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 hanno aperto i primi tre negozi di fumetti a Firenze e tra i primi in Italia. All'epoca c'era il boom del fumetto d'antiquariato, l'Avventuroso, le pubblicazioni Nerbini, Diabolik, gli Alan Ford, i fotoromanzi, insomma, no, bei tempi. E andavamo poi, quando ero bambino, in giro per tutta Italia a fare anche quelle grandi fiere del fumetto. Oggi conosciamo Lucca Comics, che io mi ricordo ci sono stato per la prima volta appunto forse nel 70-71, ci sono tornato 35 anni dopo con mio figlio ed è in effetti tutto... È la tradizione che ricompare. Sì, sì. E quindi nella carta stampata ci sono nato, frequentando negozi, questi negozi appunto. Poi per una casualità ho cominciato a lavorare alla libreria Marzocco, che all'epoca era la più grande d'Italia, eravamo in 65 dipendenti, nel 1982, e da allora sono rimasto nel mondo dei libri, prima come dipendente, poi come libraio. Poi sempre per i casi della vita cominciai a frequentare il Partito Radicale a Firenze, per motivi ovviamente politici, insomma mi interessava quell'area lì. Il responsabile del partito a Firenze, in maniera quasi pionieristica, usava i primi programmi di impaginazione, poi probabilmente anche te conosci, PageMaker, quando era ancora certo dell'Aldus, si parla dell'89-90, io mi appassionai, cominciai a fare cataloghi per la mia libreria e poi... E poi è andata avanti, e poi ho sempre fatto libri lavorando per altri editori, fiorentini ma non solo, ho lavorato anche per il Mulino, insomma anche per altri anche a livello nazionale. E pensavo di fare quello per tutta la vita, cioè lavorare per terzi, per una serie di circostanze sono stato praticamente costretto a fare l'editore in proprio, perché purtroppo gli editori per i quali lavoro, ma direi poi la situazione editoriale italiana è pessima, soldi ce n'è sempre meno e quindi, e questo vuol dire anche c'è meno soldi per pagare i collaboratori esterni. Certo. E quindi allora mi sono messo in piedi. Io avevo già una casa editrice 20 anni fa con lo stesso nome, pubblicavamo solo guide turistiche, cartografia, perché avevamo a Firenze in centro con un mio socio una libreria specializzata in viaggi. Il nome Apice da dove viene? Ma quando avevamo appunto questa libreria specializzata in... geografia, cartografia, guide turistiche, e decidemmo, visto che ci era sembrato che soprattutto a carattere locale ci fossero degli spazi da riempire, decidemmo quasi per scherzo di cominciare a fare delle pubblicazioni a carattere escursionistico, essendo io poi attivo nel club alpino italiano da sempre, insomma appassionato di montagna, ma non sapevamo come chiamare questa casa editrice. Allora abbiamo messo giù 10-15 nomi che ci sono venuti in mente, gli amici che venivano a trovarci, no, partecipavano a questo sondaggio, e come al solito ha vinto forse quella meno originale, no, come spesso succede, che era Apice. Allora ci siamo chiamati così, e quando ho riaperto... Hai ripreso. Motivi affettivi, insomma. Motivi per affettivi. Qualche amico poi tra l'altro purtroppo non c'è più, e quindi magari per motivi affettivi ho ripreso lo stesso. È rimasta momento, Apice, sì. Libri, perfetto. E poi a Sesto Fiorentino. Io sono in realtà un fiorentino del mercato centrale, cosa di cui oggi non mi vanto più, anche perché poi Firenze insomma è cambiata
enormemente, no, rispetto a non molto tempo fa. Poi mi sono trasferito a Sesto. E sei un immigrato, insomma. Sì, e sto a Sesto molto volentieri, ecco, non rimpiango per niente la confusione, soprattutto di questi tempi di Firenze, certo. E quindi hai cominciato a stampare, a pubblicare libri, quindi hai portati qualcuno. Sì, quindi ho portato, ora so, magari chi, sono un po' sempre i soliti da qualche mese, ma abbiamo anche qualche novità in cantiere, perché diciamo abbiamo fatto un processo inverso a quello, diciamo, che potrebbe essere normale, cioè che prima si fa pubblicazione a carattere locale e poi ci si ingrandisce. Io ho cominciato lavorando poi da molto tempo con l'Accademia della Crusca e altri anche enti simili. Ho cominciato con pubblicazioni a carattere nazionale in ambito accademico, linguistico. Purtroppo però, ma questo è da sempre, i problemi di distribuzione e di vendita sono enormi. Riuscire quindi a coprire il territorio nazionale è difficile. Sono un po' i problemi che hanno tutte le case editrici piccole rispetto alle grandi che hanno monopolizzato poi il mercato, insomma. E quindi anche la difficoltà degli autori di farsi conoscere, perché se non i libri non vengono distribuiti, no, i libri non vanno nelle mani dei lettori. Non serve a niente. Ecco. Quindi, considerando poi che Sesto ha anche tanti motivi di interesse, no? Io dico spesso che avendo qui la più importante fabbrica del settore, no, che è la Licia Ginori, certo, no, nel suo certo. campo, e avendo anche, essendo stato scritto qui, il libro più famoso del mondo, che è Pinocchio, no, forse insomma, abbiamo anche qualcosa forse di tradizione, di tradizione anche. Insomma, sì, e poi tante altre cose interessanti, e quindi un piccolo mercato c'è, certo, voglio dire, gli abitanti di Sesto non sono milioni, non però coprono tutta la... No, però c'è un zoccolo duro ma di lettori. C'è interesse, sì, però. C'è interesse, soprattutto. Io ho partecipato a alcune presentazioni di libri e quindi ho visto che comunque l'interesse c'è. Sì, interesse c'è, certo, c'è da dire che il pubblico, no, sia che compra che partecipa a questi eventi, ha un'età media, ecco, sempre piuttosto elevata. Piuttosto che da parte va bene, però manca sicuramente un manca pubblico giovanile, pubblico, ma quello ormai è perso. E magari, chi lo sa, se riusciamo ad arrivare attraverso questi appelli, pubblico giovane, anche autori giovani magari, fatevi avanti, che magari se c'è qualcosa di interessante che interessa anche i giovani, chi lo sa. Certo, di saggistica, di storia, su Sesto ci sarebbe da scrivere infatti, tanto, ecco, infatti. Non c'è dubbio. Insomma. Magari qualche tesi di laurea, pubblicare. Ecco, cosa. Qui proprio abbiamo, ecco. Casualmente, parlando di tesi di laurea, questo volume sulla società di mutuo soccorso di Richard Ginori, che è derivato, questo libro appunto, da tre tesi di laurea, della fine anni 90, inizio del 2000, che erano depositati presso la biblioteca di Sesto e che abbiamo deciso parzialmente anche di riscrivere perché erano tesi, ah beh, certo, e di pubblicare poi insieme a Maurizio. Qualche aggiustamento va sempre fatto. Va sempre fatto, okay. Insomma. Ed è un volume questo anche abbastanza importante perché sembra una cosa limitata, no? La società di mutuo soccorso Richard Ginori a Sesto in realtà è stata la prima iniziativa del genere in Italia. Dalla quale poi ha preso spunto anche quella è diventata la previdenza poi nazionale che poi si è diciamo che si è affermata poi soprattutto nell'epoca del fascismo, no, per la prima volta, certo, però prima di allora la previdenza e l'assistenza erano basate su questa società sociale di mutuo soccorso che nascevano all'interno delle fabbriche. Questa in particolare ha la caratteristica di essere nata per volontà del padrone, non degli operai, certo, no? Certo. E quindi è stata la prima in assoluto in Italia, ci sono fatti con diversi anche studi, caratteristiche molto particolari, molto particolari, sì, non c'è dubbio, insomma. Altri libri che puoi farci vedere, ma sempre parlando della storia, diciamo, grande di Sesto, abbiamo il volume di Ernesto Ragionieri, storico del Partito Comunista, che scrisse questo volume ormai, sanno, 40 anni fa, Sesto Fiorentino, un comune socialista, ripercorrendo un po' quella che è stata la storia, soprattutto fine 800, inizio 900, del nostro paese, il primo comune ad avere un sindaco socialista, certo. Si legge dentro anche delle lotte, dei cortei, degli scioperi, della contrapposizione partito-chiesa, no? Insomma, cose oggi ci sembrano lontane. Che sembrano lontanissime. Bisogna, insomma. Purtroppo i nostri tempi non sono lunghissimi. C'è qualcosa di diverso, il Club del Giallo. C'è qualcosa di diverso, sì, perché io non volevo pubblicare narrativa, perché non la conosco ed è
un settore completamente diverso dalla, diciamo, dalla saggistica, soprattutto quella storica, però due amiche se stesi, Elena Andreini e Sandra Nistri, giornaliste, hanno organizzato insieme alla biblioteca Ragioniere, insieme alla libreria Rinascita, questo concorso letterario, visto che loro sono appassionate di giallo, su racconti gialli ambientati nella Piana. E questi sono 12 racconti che sono, diciamo, quelli che sono stati votati di più nel concorso letterario, scritto quasi tutti da autori sestesi o comunque fiorentini, ma che conoscono bene Sesto. Questo è un libro uscito qualche mese fa, ma c'è già il concorso nuovo che hanno già lanciato, quindi il libro ambientato a Sesto. A chi interessa, volendo, può partecipare a questo concorso. La caratteristica di questo ultimo, di questo secondo concorso, è che dovranno essere racconti che hanno a che fare con il cinema. Oltre che a Sesto. Oltre che a Sesto con il cinema. Sì. Ultima domanda, così almeno... Come si fa? Come fa un autore ad arrivare a un editore? Un autore prende e scrive email, mandando quello che ha scritto, comunque una sinossi, un estratto, un riassunto. A me, che sono tu le prendi in considerazione? Diciamo, prima rispondevamo a tutti, ora ci arriva veramente troppe cose, perché l'Italia è un paese di scrittori, no, più che pochi di lettori, e tanti scrittori, e quindi non è possibile rispondere a tutti, perché tutti i giorni continuano ad arrivare cose, diciamo, quelle più interessanti le leggiamo, le altre le archiviamo. Arriva comunque, tu rispondi in linea di massima, diciamo, se c'è qualcosa, ecco, se poi è una cosa, diciamo, qualcuno non si merita nemmeno risposta, perché no, ci arriva delle cose oggettivamente, cioè, non voglio dire non diciamo niente, cioè, ora capisco che non tutto possa essere scritto un perfetto italiano, però un minimo, ecco, sì, un minimo, certo, sì, certo, e purtroppo certo. Spesso non è così, quindi a questo punto mi metto io che faccio l'editor, e quindi sarebbe veramente bisogno di un lavoro di editing dei libri. Sì, diciamo, quello io faccio l'editore, ma in realtà poi faccio un po' l'autore, perché purtroppo metà libri vanno riscritti. Faccio il redattore, poi piano piano uno impara anche a fare una cernita, certo. E dove c'è da metterci troppo mano. Certo. Fare. Anche perché poi purtroppo i ricavi sono quelli che sono. È chiaro. Consideriamo questo. Certo, cioè, dietro certo. Un libro c'è ci sono tante spese, tanto lavoro, certo. Perché ogni libro è un caso a sé. Eh no, è chiaro. Cioè, non è chiaro. Il catena di montaggio finisce, finito il libro, se ne fa 300 copie, poi si passa a quello dopo e si ricomincia da capo. Però. Ok. Bene, Stefano, che devo dire? Ti ringrazio di questa carrellata, ecco, sull'editoria. Colgo l'occasione per diciamo, dire che a breve uscirà un, così si chiama, un instant book sulle recenti elezioni che ci sono state a Sesto, che sta preparando Franco Calamassi, giornalista della Nazione, che giusto ora, in questo momento io sono qui a parlare, è intervistare, no, qualche protagonista, soprattutto dal punto di vista psicologico, certo. Sociologico, culturale, più che politico, più in senso che stretto di quelli giornali. Di quello che è successo durante ultime edizioni, queste elezioni. Sì. Bene, grazie. Io ringrazio chi c'è stato ad ascoltare. Questo era l'anteprima agli incontri con gli autori, bene. Visto che si parlava di editoria, certo. Più che di autori. Grazie, grazie davvero. A voi, alla prossima. No.